ciò di cui hai bisogno è amore. Con frasi semplici e dirette come questa, i Beatles hanno fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo. Hanno cambiato il modo di cantare, di vestire, di pensare di intere generazioni di giovani. Possibile che dietro la morte di John Lennon ci sia soltanto l'amore deluso di un fan? O ci sono moventi più torbidi e inquietanti? Quali altri enigmi aleggiano attorno al gruppo musicale più amato ed eseguito? Tutto ciò di cui hai bisogno è amore. L'amore sembra aver condizionato da sempre le sorti della dinastia inglese. 30 anni prima dei Beatles, un amore contrastato aveva impresso una svolta improvvisa alla storia della Gran Bretagna. Edoardo VIII, dopo appena un anno di regno, aveva rinunciato al trono pur di sposare la donna che amava, Wallis Simpson. Perché tanta contrarietà da parte della corte e del governo nei confronti di Wallis? Perché la Germania di Hitler era interessata alla vicenda? E chi era veramente Wallis? Una donna innamorata o un'avventuriera al servizio del Führer? Buonasera. Come avete sentito da questa breve presentazione, tutto ciò di cui c'è bisogno è amore. Potrebbe essere questo il filo che unisce le due vicende che vi stiamo per raccontare. John Lennon, assassinato a New York per un amore deluso, Edoardo VIII, che per un amore contrastato, impossibile, forse, rinuncia al trono d'Inghilterra. Questa almeno è la versione ufficiale, ma è davvero tutto lì? Cominciamo dai Beatles e guardate questa foto. Questa ragazza è Amanda Knox, che a Perugia è processata sotto accusa di aver ucciso o partecipato all'uccisione di Meredith. Si presenta in aula con questa maglietta, All You Need Is Love. È passato, possiamo ben dire, più o meno mezzo secolo da quando quella canzone venne lanciata, eppure fa ancora parte dell'immaginario di una ragazza come questa. E guardate gli strumenti accanto ai quali mi trovo. Sono strumenti di quella mitica band, di quel mitico gruppo dei quattro baronetti di Liverpool, che visti oggi sembrano appartenere ad un passato arcaico della musica. Eppure, con questi strumenti e sull'onda di quanto stava accadendo in quegli anni nel mondo, bisogna aggiungere, i quattro baronetti rivoluzionarono non soltanto il modo di sentire giovanile, una forza loro giustamente giudicata dirompente e stroncata da questo. New York, lunedì 8 dicembre 1980, ore 22:50. Cinque colpi di pistola fendono l'aria. Muore John Lennon, il suo mito entra nella storia. Ad ucciderlo, Mark David Chapman, 25 anni. In mano una copia del giovane Holden, la sua Bibbia. Chi è Chapman? E perché proprio Lennon? Fin da piccolo, Chapman è colpito dalla musica dei Beatles. Per anni è un loro fan, in particolare di Lennon. Nella sua ossessione, arriva a sposare una donna di origine giapponese che gli ricorda Yoko Ono, la moglie di Lennon. Ben presto, però, l'amore si trasforma in odio. Il gruppo lo ha deluso. Niente più concerti, niente più dischi. E Chapman si convince che John ha tradito gli ideali della sua generazione e decide di punirlo. Mi inginocchiavo a terra davanti a un disco dei Beatles e pregavo Satana di darmi la forza di uccidere Lennon. Compra una pistola calibro 38 e va a New York per portare a termine il suo piano. Ehi, Mr. Lennon, sta per entrare nella storia. E lo uccide. Quando uccisi Lennon non provai alcuna emozione, alcuna rabbia. Avvertii solo un silenzio mortale nella mia mente. Ma Chapman è un esaltato. Ha agito da solo.
oppure dietro al gesto di un folle si nasconde un'altra verità. 30 dicembre 1999. Un altro Beatle, George Harrison, subisce una terribile aggressione. Michael Abram, 33 anni, di Liverpool, riesce a entrare nella villa del cantante e gli pianta un coltello a un centimetro dal cuore. George Harrison, miracolosamente, si salva. Qualche tempo dopo, a proposito di Lennon, dichiara: Obviously such a shock, because assassination is something which, you know, up until that time hadn't really got down to that level. I mean, it was always presidents and leaders like that. And I wouldn't think, you know, somebody who's a pop star was important enough to kill. Abbiamo capito che questo signore che sta qui accanto a me può anche suonare la batteria, difatti così ha cominciato, anche se poi si è dato alla tromba. Si chiama professor Massimo Donà, insegna filosofia al San Raffaele di Milano ed è anche un ottimo jazzista, come succede. Professore, le ultime parole di Harrison sono state: perché si uccide una pop star, un mito, perché? Beh, questo fa parte della struttura del mito in quanto tale. Il mito nasce in relazione ad un sacrificio, ad una vittima sacrificale, che in quanto sacrificata, homo sacer, poi diventa Dio, viene divinizzata e rende possibile la comunità, la formazione della comunità. Quindi il mito è originariamente legato alla morte e alla resurrezione. C'è un'altra frase, sempre nel finale di quel contributo, che ha detto, e cioè: nessuno è tanto importante da essere ucciso, cosa che sembra contraddittoria con quella precedente. Non è affatto contraddittoria, perché la vittima sacrificale nel mito è una persona innocente, non ci sono ragioni che giustifichino questo fatto, questo evento assolutamente blasfemo da un certo punto di vista, non ci sono ragioni, però le ragioni vengono, come dire, indicate a posteriori. Basta un piccolo elemento che lo contraddistingua dal resto per rendere possibile, come dire, questa espiazione di una colpa di cui la comunità ha bisogno per superare momenti di crisi. Un'ultima domanda breve. Questa, prima ho detto, presentando questo affare, che sono strumenti antiquati. Oggi si usano ancora? Lei suona la tromba in un... Si usano ancora, certamente ci sono anche le batterie elettroniche, ormai con il computer si fa tutto, si fa anche la tromba. Però credo che, nonostante tutto, questi strumenti continueranno ad essere essenziali, così come il mito continua ad essere essenziale, a vivere. Che viene da molto più lontano di questi strumenti. Certamente. Sì, esattamente. Perché dunque uccidere John Lennon? Questa è la domanda alla quale cercheremo di rispondere in questa parte del racconto, e per cominciare una risposta che vada al di là di quella che è stata fino ad oggi la spiegazione ufficiale. Guardate questo documento raccolto, come tutti i filmati di questa parte del programma, da Ilaria Degano. È un'intervista esclusiva che la sorella Giulia di John ci ha rilasciato, dove avanza delle altre ipotesi.